Bene, asciugatrice Hot Point Ariston, come avete visto dal video, indicatore della vaschetta dell'acqua piena. In quel momento l'asciugatrice è andata in blocco e non ho fatto vedere nel video, ma vi posso assicurare che la vaschetta dell'acqua era vuota. E cosa succede in pratica? Che l'indicatore del livello dell'acqua rileva il rilevamento dell'acqua pieno e in questo modo manda in blocco l'asciugatrice, perché lui rileva che la vaschetta è piena, quindi da svuotare la vaschetta dell'acqua. In questo momento la vaschetta dell'acqua all'interno ci sta, perché ho risolto il problema. Adesso vi farò vedere come. Ovviamente questo tipo di problema è su questo modello, altri modelli potrebbero avere lo stesso errore, ma il sensore o il galleggiante potrebbe essere diverso. E ragazzi, finito il ciclo di sciugatura, purtroppo non ho fatto a tempo a riprendere la scritta hand, ma possiamo vedere che nella vaschetta ci sta l'acqua, quindi significa che la pompa funziona perfettamente, e questo da escludere. Come ho risolto il problema? Andiamo a vedere subito. Nel frattempo vi faccio vedere che biancheria qui è asciutta, i filtri sono da pulire, possiamo vedere che l'asciugatrice ha lavorato senza fermarsi. Eccola qui tutta l'acqua che ha raccolto. Bene, andiamo a vedere questo sensore. Questo è il modello dell'asciugatrice. Per accedere al sensore del livellamento dell'acqua bisogna togliere questo coperchio. Qui c'è una vite che io ho già rimosso, quindi basta sfilare e il sensore viene via. Questo è il sensore. Mi raccomando, prima di fare questa operazione, rimuovere l'alimentazione dall'asciugatrice. Possiamo sfilare il connettore. Questo è il sensore del livellamento dell'acqua. Il sensore lo trovate su internet, 25-30 euro, ma andiamo a vedere come fare i test, o meglio come ho fatto i test per arrivare a vedere che il sensore è guasto. Bene, il test che ho fatto è abbastanza semplice. Ho preso il sensore, e l'ho posizionato all'esterno. Potete anche isolarlo con del nastro e lo potete anche reinserire non nel suo alloggio, ma lo potete anche inserire in questo modo, ovviamente una volta isolato. E potete fare il test dell'asciugatura se effettivamente la pompa funziona. Non c'è bisogno del livellamento della vaschetta. Ovviamente questo è solo un modo per andare a vedere se il problema sta sul sensore o sulla pompa, e se il sensore è guasto completamente darà l'errore. Sull'asciugatrice andremo a vedere anche l'errore, ma il sensore non è guasto, cioè non è bruciato, dà solo una lettura sbagliata alla scheda madre, e di conseguenza su display ci arriva il simbolo della vaschetta piena e manda tutto in blocco. Bene, andiamo a staccare, vi faccio vedere se questo è bruciato completamente, perché se è bruciato completamente, e può succedere, perché siccome è posizionato, il suo alloggio è proprio dove sta il tubo dell'uscita dell'acqua,
e quindi si potrebbe bagnare, dare l'errore, basta asciugarlo e il problema potrebbe essere risolto, oppure basta sostituirlo, ma fare comunque delle verifiche se c'è qualche perdita di acqua, e se si dovesse bruciare ci darà l'errore che adesso andremo a vedere. Ok, ho azionato l'asciugatrice e aspettiamo che la scheda madre rileva l'errore. Qui abbiamo la scheda madre, mentre qui abbiamo la scheda display. Ecco, ha dato già l'errore. Questo è l'errore E2F9. Quindi quando trovate questo errore su questo modello, sta a significare che il sensore è da cambiare perché è bruciato. E andate a verificare, molto importante come vi ho già detto, casomai c'è qualche perdita dell'acqua, perché l'alloggio del sensore, lo faccio vedere da questo lato. Ok, bene, come potete vedere questo è l'alloggio dove inserire il sensore, e questo è il tubo dell'uscita della pompa dell'acqua. Inserendo il sensore nel suo interno, nel suo alloggio, si potrebbe verificare una perdita da questo tubo e bagnare il sensore. A questo punto il sensore si potrebbe bruciare, oppure basta asciugarlo e ritorna a funzionare. Questo succede perché invia dei dati sbagliati alla scheda madre e ci indica l'errore. Bene, è bastato uscire il sensore dal suo alloggio, cioè allontanarlo, in modo che non rilevi l'acqua, a livello dell'acqua lo rileva sbagliato, questo è da sostituire, per poter fare delle prove. Ovviamente poi dovete sostituirlo. Questo modello ha un sensore di livello dell'acqua elettronico, altri modelli sono meccanici. Bene, io in questo momento non ho il ricambio, ma in questo modo ho verificato che il sensore è guasto, manda una lettura per un'altra alla scheda madre. Bene, questo è tutto per quanto riguarda il sensore della vaschetta dell'acqua, del livello dell'acqua. E adesso andiamo a fare una recensione di questa asciugatrice. Vi voglio far notare questa pompa in più. Questa è la pompa della vaschetta e questa è un'altra pompa che ha in più sopra la vaschetta. Che cosa fa questa pompa? Ha due tubi, e adesso vi faccio vedere il disegnino che riporta frontalmente l'asciugatrice. Dal disegnino si capisce cosa fa. In pratica lava, cioè lava il filtro della batteria. Infatti qui c'è scritto non pulire mai più il filtro. Quindi in realtà non lava il radiatore, ma lava il filtro interno. E adesso andremo a vedere se effettivamente il filtro è pulito dopo l'asciugatura. Bene, per rimuovere il filtro del radiatore bisogna smontare il pannello laterale, rimuovendo queste due vite possiamo estrarre il filtro. Allora, possiamo vedere che il filtro è bagnato, ma la sporcizia rimane. E poi dall'altro questa sporcizia va a finire nella vaschetta che la pompa deve estrarre. Come funziona? Durante l'asciugatura l'asciugatrice fa dei cicli di lavaggio, ma abbiamo visto che è uscito sporco, quindi adesso l'ho lavato manualmente. Dal mio punto di vista ritengo che non è un problema lavare il filtro secondario dell'asciugatrice, perché alla fine non è che ci sia tanto fatica. Quindi è solamente tecnologia in più, pezzi in più che potrebbero dare problemi ed errori. Qui abbiamo il sensore dell'aria in
entrata prima del radiatore. Quindi questo è il sensore dell'aria calda. Bene, da quest'altro lato, come vi avevo già detto, questa è la scheda madre. La parte di sotto abbiamo il compressore con gas R134. Abbiamo una ventola per estrarre il calore del compressore. Questa ventola però non si avvia sempre, si avvia solamente quando ne ha la necessità. La temperatura sale molto e si avvia per estrarre il calore del compressore. Bene, qui abbiamo un motore a magneti permanente, cioè non è un motore a spazzole, un brushless in pratica, e il condensatore che vedete qui non serve per il motore, serve per il compressore. Il motore è a 220 volt, cioè arriva alla 220 volt, lo possiamo vedere che è scritto anche qui sopra. Quindi possiamo vedere 50 Hz 220 volt, ma c'è un ma perché all'interno ha una scheda di cui arriva la 220 volt a questi due cavetti, e questa scheda che sta all'interno trasforma la corrente alternata in corrente continua per poi far switchare le tre fasi in uscita, cioè in pratica il solito inverter che serve per far girare il brushless. Questi cavetti che vediamo qui celesti sono cavetti di comunicazione tra la scheda che ha il motore e la scheda madre. Cioè la differenza è che questo motore è molto più silenzioso del classico motore a spazzole. Per quanto riguarda i cuscinetti, da verificare quando il cestello fa rumore, perché ultimamente mi è stato scritto nei commenti, i cuscinetti sono 1, 2 del motore, tendicinghia 3, 4 e 5 perché sono due i guida cestello, anche questi potrebbero far rumore. Quindi abbiamo 5 punti in cui da verificare se il cestello fa rumore. Altro punto è l'asse principale che si trova qui dietro, anche questo. Mentre per chi vuole vedere il test e la sostituzione condensatore, c'è un video apposito nel canale in cui potete andare a vedere sia la sostituzione che il test da fare sul condensatore. Qui abbiamo un altro sensore dell'uscita del refrigerante, tenendo presente che la parte superiore del compressore è sempre l'uscita del refrigerante, cioè la parte che va a riscaldare quando il compressore va a comprimere, fuoriesce da questo tubo, cioè la parte superiore. Mentre questo è il ritorno, andiamo a zoomare un po', vi faccio vedere che c'è un piccolo serbatoio qui, che un raccoglitore del liquido di ritorno del refrigerante serve per non far arrivare il gas liquido al compressore. Bene, credo di aver detto tutto e spero che anche questo video sia stato utile. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale, il vostro contributo per contribuire a continuare a fare video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, da Mimmo Refrigerio questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo in un prossimo video.